poste lungo il cammino per coloro che ovviamente ci hanno accompagnati fino a questo momento. E ogni questa tappa vogliamo soprattutto innalzare al Signore la nostra lode e il nostro ringraziamento, sempre per tutti i benefici che riceviamo, ma soprattutto anche per renderci sempre più uniti nella comunione di fede e di amore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Signore, ispira le nostre azioni con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. Manda a noi il tuo Spirito perché illumini le nostre menti e le renda disponibili alla verità. Così sapremo ascoltare gli altri con attenzione, con simpatia, fiducia e umiltà, e rispondere con rispetto, con calma e sincerità. Ti preghiamo, fa che la divergenza di opinioni non intacchi la stima e l'amore vicendevole. Per tutti i tuoi benefici ti rendiamo grazie, o Dio onnipotente, che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, buon cammino ancora. Siamo già pronti. Invochiamo ancora la gratitudine a Dio, soprattutto per il dono del creato, perché ovviamente possiamo tutti contemplare quanto è bella la natura e soprattutto anche tutto ciò che noi vediamo intorno. È per questo che le rivolgiamo ancora una volta la nostra preghiera, il nostro ringraziamento. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Santo, sorgente di ogni dono perfetto, concedi ai tuoi figli, nella tua Chiesa, una rinnovata primavera dello Spirito. Fa maturare con la tua grazia i germi di vocazione che a piene mani tu semini, perché molti accolgano la tua chiamata e scelgano come ideale di vita la sequela di Cristo e il servizio dei fratelli. O Dio, che vuoi che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità, guarda quanto è grande la tua messe e mandale i tuoi operai, perché sia annunziato il Vangelo ad ogni creatura e il tuo popolo, radunato dalla parola di vita e plasmato dalla forza dei sacramenti, proceda nella via della salvezza e dell'amore, per Cristo nostro Signore. Amen. E ora rinforziamoci, va? In questo momento vogliamo anche affidarci alla Vergine Maria, che sia lei a guidarci soprattutto nei momenti più difficili della vita, ma anche nei momenti così di gioia e di condivisione. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, che ti sei degnato di chiamarci sulla via stretta che conduce alla vita, donaci la grazia di non distrarci e di non aver paura, ma di difenderci con il tuo amore, per desiderare di restare sempre in ascolto della tua parola, di realizzare e di perseverare fino alla fine e di esserti riconoscente per l'eternità insieme con Maria, la tua ancella fedele. Per intercessione della Beata Vergine Maria possiamo viaggiare sicuri. Il Signore sia sul nostro cammino e i suoi angeli ci accompagnino, per Cristo nostro Signore. Amen. Buona continuazione. Grazie. Dalla sinistra, dalla destra, per il genere. Thank you.
cioè territorio di Pietrabuena. Vogliamo soprattutto ricordare i nostri antenati, coloro ovviamente che hanno lottato per la libertà, sia della patria ma anche di tutto ciò che ci hanno lasciato, in particolar modo la storia, che spero davvero che ciascuno di noi con riconoscenza la sappia anche trasmettere. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Le loro anime, per l'infinita misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Desidero davvero ricordare la comunità di Pietrabruna, che porta avanti questa tradizione delle croci e delizie, come ho detto anche proprio su al Monte Follia, di avere il coraggio di portare avanti queste tradizioni e di avere ancora la forza di testimoniare la nostra storia, di tutti coloro che hanno certamente lottato per la libertà della patria e soprattutto per renderci vivi e gioiosi, per vivere in armonia soprattutto gli uni verso gli altri. E oggi, proprio nel giorno del Signore, è questo che chiediamo a Dio, ciascuno di noi in modo particolare, ma anche offrendo tutta la comunità parrocchiale e soprattutto anche affidando alla misericordia del Padre i nostri cari defunti. Perché attraverso la celebrazione che celebriamo, il Dio della misericordia ci accompagni tutti verso quel regno che ha promesso a ciascuno di noi. Per fare questo abbiamo bisogno appunto della libertà, come abbiamo sentito San Paolo, una libertà che ci rende figli di adozione nello Spirito Santo. Questa libertà ci porti soprattutto a compiere i misteri della salvezza, a compiere soprattutto i comandamenti più alti, quello dell'amore verso Dio e dell'amore verso il prossimo, verso gli altri. Conclusa questa giornata, croce e delizie, è una camminata molto semplice, alla portata di tutti, che ci permette ogni anno, ogni anno c'è sempre più gente che partecipa, di riscoprire questi posti che io ritengo abbiano un immenso valore, ma purtroppo molte volte ci dimentichiamo di questo. Mi fa molto piacere il fatto che abbia partecipato una grossa parte di ciò che ha la comunità del nostro comune, Pietrabruna, Boscomare, Torre Paponi, ma ancora di più una parte di gente che tra virgolette noi non conosciamo, però sono partiti e ho avuto modo di parlare così, presentandomi per vedere particolarmente se stavano bene, cosa pensavano di questo evento. Ho visto praticamente con molto piacere che apprezzano nella semplicità che può essere questa festa, che è fatta praticamente di passeggiata di un paio d'ore e poi una sorta di rinfresco. Ho visto con piacere che hanno partecipato e che probabilmente un altro anno riparteciperanno se avranno la possibilità di intervenire.